Impressionante, impressionante, impressionante. Questa è la parola che ha usato il CT della Danimarca quando gli hanno chiesto di Dolgo. Voi sapete tutti, no, che Dolgo, oggi ci soffermiamo un attimo su Dolgo prima di passare su due altri argomenti. Ma voi sapete, tutti sappiamo che Dolgo è entrato in Danimarca-Svizzera, dopo 47 secondi ha fatto gol, ha permesso alla Danimarca di sbloccare il risultato e poi è arrivato il 2-0 al 90esimo. Ok, questo ci riporta, vabbè, queste sono le parole del CT della Danimarca, che dice davvero impressionante, sembra avere una marcia in più. Lo so, caro CT, lo so che sembra avere una marcia in più e lo diciamo noi leccesi da tempo. Noi leccesi lo vediamo giocare tutte le partite, e cioè lo vediamo giocare da 2 anni, prima in primavera, poi con il Lecce grande, quindi sappiamo di chi stiamo parlando. Quando io, tutta quest'estate, no? Voi vi ricordate, chissà come si stanno mangiando le mani, vi ricordate la Juventus su Dorgu? Offerti quasi 10 milioni, 10 milioni compresi di bonus. Poi aspetta, qual era l'altra squadra che voleva Dolgo? Ah, il Napoli, il Napoli. E infatti io penso che in questo momento Conte stia prendendo a testate De Laurentiis. Tutti su Dolgo, ma nessuno voleva spendere più di 8-9 milioni, 10 compresi bonus. Io dicevo, ragazzi, ma perché dobbiamo dare Dolgo a qualsiasi squadra? E poi Dorgu diventa un calciatore da 60-70 milioni e quelli, cioè, ci vediamo vendere un Dorgu come Hjulmand, no? Vabbè, Hjulmand magari sono arrivati alla cifra che Corvino voleva, anche se io per me valeva molto di più, però ok. Ma tu Dorgu lo dai a 10 milioni? E così c'era da dargli con una mazza nelle ginocchia a tutti, perché ragazzi non è possibile dare Dorgu a 10 milioni. Dorgu è un calciatore che, quando Corvino ha detto costa 28 milioni, già dentro di me dicevo 28 milioni, ma secondo me vale molto di più. E infatti, cioè Dolgo è uno che non se ne frega niente. Dove non è ti metti, lui gioca bene. Se lui fosse andato al Napoli, alla Juventus, lui avrebbe giocato bene e si sarebbe preso il posto da titolare. Ok? Loro volevano fare l'affare perché ci chiamiamo Lecce, allora in testa loro pensano che con il Lecce possono fare tutto. Ma con Corvino questa volta, meno male, ci ho visto giusto, perché sulle cessioni con Corvino ogni tanto qualche sbandata l'abbiamo presa e niente, ci ha visto giusto Corvino, ha detto no, a quel prezzo tu Dolgo te lo dimentichi. E l'anno prossimo chi vuole Dolgo, perché ieri con gli amici qui parlavamo pure di gennaio, no? Uno come Dolgo può andare via pure a gennaio. Beh, vabbè ragazzi, dipende il Lecce in che posizione di classifica sarà, dipende da tante cose. Io non penso che mentre stai lottando per la salvezza dai Dolgo. Dico, sarebbe una cosa, no, che impazziremmo tutti quanti. Quindi ragazzi, volevano fare l'affare e adesso quell'affare che loro volevano fare nei confronti del Lecce, sbeffeggiando il Lecce, si ritorcerà contro di loro, perché adesso Dolgo costerà di più, costerà di più. Quindi, no, questo per dirvi che a questo giro, tanto di cappello a Corvino, tanto di cappello. Non ci stiamo lì, cioè, immaginate, no, se l'avessimo dato a 10-12 milioni, come saremmo ora, come i pazzi, perché poi vedete, no, che è davvero forte, forte, forte. Quindi sono contento di avere Dolgo, anche il compagno di squadra di Dolgo, il difensore che è della Danimarca, parlo sempre, che adesso non ricordo il nome, ha detto, ah, davvero, è davvero forte, è davvero uno che è non, cioè, ha impressionato tutti, ragazzi, ha impressionato tutti. Sapete chi è che non ha impressionato? E basta, gli unici che non hanno impressionato. Noi leccesi, per noi leccesi è tutto normale, quello è Dolgo, è il Dolgo che abbiamo sempre visto. E quindi ragazzi, stiamo parlando di niente, stiamo parlando di niente. Quando io sentivo quelle cifre là per Dolgo mi mettevo a ridere. Ora passiamo al Rebic. No, mi piace questa cosa qua perché molte squadre si stanno mangiando le mani ed è giusto che sia così. Proprio il lavoro, quando fai quel lavoro lì, devi saperlo fare bene. Devi saper cogliere l'occasione. Io sono sicuro, ragazzi,
che per 20 milioni Dolgo sarebbe andato via, anche se la valutazione col vino l'aveva fatta a 28, ma sono sicuro che a 20 milioni sarebbe andato via, quindi meno male che non hanno offerto quella cifra. Allora, Rebic, presentazione di Rebic. Lui ha detto: io sto bene, sono in forma, mi manca solo il ritmo partita. Vedrete che ritroverete il Rebic che conoscevate voi. Il signore che ti ascolti, bello mio, il signore che ti ascolti, io un Rebic come quello là, me lo sogno davvero, cioè nel Lecce, perché avere un calciatore non forte, ma con tutta quella qualità a fianco a un Christovic, ragazzi. Cioè voi immaginate Mark Wyski e Rebic in forma. E siamo tanta roba lì davanti, ragazzi, altro che seconda punta e cose varie. Tutti noi siamo rimasti male per il non arrivo, non la, il mancato arrivo di un'altra punta che prendesse il posto di Christovic nei momenti di bisogno. E non è arrivata. Però poi adesso, quando ci pensiamo bene, ci rendiamo conto di avere in squadra un Rebic, un Mark Wyski, un Rafia che ieri in nazionale anche lui ha vinto, cioè tutti vincenti i nostri calciatori, tutti hanno giocato benissimo. Quindi abbiamo Uden che quest'anno diciamo, ha iniziato con il piede giusto, secondo me. Quindi abbiamo tanta di quella qualità in questo momento in attacco che la seconda punta, cioè il secondo centravanti che non abbiamo preso, me la sono già dimenticata, me la sono già dimenticata. Rebic ha detto: mi manca solo il ritmo partita. Piano piano, partita dopo partita, riavrò il ritmo partita e vedrete un Rebic che oggi è in forma. E quello, ragazzi, è la cosa interessante, anche perché Gotti non l'avrebbe mai messo, anche per 30 secondi, in una partita se non fosse stato in forma. Quindi, ragazzi, io non so i pessimisti per che ragioni non l'avessi vista, però avere questa rosa a me, cioè io sono felice di vedere questa rosa del Lecce. Forse manca qualcosa in difesa, ma stiamo, ragazzi, stiamo bene, non ci possiamo lamentare, dai, se no facciamo come se non ci dobbiamo lamentare per forza. Io sono positivo. Ultima cosa, poi Pongracic, poveretto, non ricordo chi è che ha detto, ho letto un'intervista a qualcuno, però non ricordo chi, che diceva: Pongracic nel Lecce è stato fortissimo, fortissimo. Quello di Firenze sembra il fratello di quello di Lecce. Ragazzi, un calciatore si deve pure ambientare, si deve pure ambientare in una nuova società. Passare da Lecce a un'altra squadra è diverso, perché il Lecce come città, Lecce come tifoseria, non ti dà quello che gli danno altre squadre. E a Lecce è tutto diverso, a Lecce è sempre una favola, tutto è una favola a Lecce. Quindi quando te ne vai da Lecce è più difficile. Abbiamo visto i vari Cevanton, no? I vari, cioè che a Lecce sembravano un qualcosa di mostruoso, poi sono andati via e ciao. Ciao proprio, è tutto diverso a Lecce. A Lecce quando fai bene, quando ti senti sicuro, no? Quando prendi, no, quella scia di positività che ti porta a fare bene tutte le partite, a Lecce diventi un eroe, no? Per i leccesi. E quel sentirsi eroe te lo senti dentro e giochi bene, giochi bene, giochi sciolto. Poi succede che cambi squadra e ti devi rifare tutto da capo, ma una cosa è farlo a Lecce, una cosa è farlo da qualche altra parte. Forza Lecce, ragazzi.